pino incarnato da qualche tempo davanti al palazzo comunale per protestare contro un'ingiustizia che ho subito della perdita del posto di lavoro, dove dal 2014 sono disoccupato e ho perso, cioè ho finito tutti gli ammortizzatori sociali il 30 maggio del 2017, quindi da maggio 2017 ad adesso sono a reddito zero, interamente sulle spalle di mia madre, che è una pensionata del comune di Invalida. Dove lavorava? Io lavoravo presso una società SPA di costruzioni, esercizi, acquedotti, che si chiamava la Sicea Acquedotti, che era un soggetto operativo per conto dell'acquedotto comunale di Torino, cioè la SMAT delle acque metropolitane. Il motivo del licenziamento? Licenziamento principalmente perché questa ditta, la Sicea, in base alla legge Galli e quindi con lato unico è diventato SMAT. SMAT ha voluto internalizzare a sé tutti i servizi, Sicea, che gestiva 28-29 comuni per conto di SMAT, ha voluto internalizzare se questi servizi, quindi Sicea è venuta a mancare il sostegno per avere, per gestire il numero di dipendenti che aveva, 74, e praticamente ha dovuto cessare l'attività. SMAT ha assorbito sui 50 dipendenti, 45 sono stati passati direttamente in SMAT, 5 tra cui il sottoscritto non è andato in SMAT ma è stato inserito in una clausola sociale nel protocollo d'intesa firmato nella ex provincia di Torino, dove si garantiva il lavoro a queste persone, 5 persone che non venivano assorbite in SMAT, in ditte appaltatrici delle letture dei contatori dell'acqua. Io questo lavoro da 5 anni non lo facevo più, in pratica dovuto a degli infortuni sul lavoro e interventi chirurgici, nonostante che quel tipo di lavoro preciso io non potevo più farlo, mi propongono di andare in queste ditte a sottopormi a visita medica, quindi assunzione, per essere assunto e fare il letturista. Guarda caso, la cosa incredibile, l'unico tipo di lavoro che io non posso fare perché ho delle limitazioni accertate da Centro Medicina Legale del CTO e dalla LARC di Torino, che dicono che io non posso deambulare su terreni irregolari e scale a pioli. Io mi sono recato presso queste aziende, mi sono sottoposto alla visita medica e mi hanno dato quello che io già ben sapevo, l'inidoneità, quindi io sono rimasto a piedi. Hai già fatto ricorso? Già ricorso in tribunale con i 5, solo che la cosa incredibile, già incredibile che un giudice dia torto a dei lavoratori, ma soprattutto la vertenza è stata impostata sul 2112, la cessione di ramo d'azienda, e invece il mio caso doveva essere parallelamente trattato a parte, perché comunque io non è che non volevo, perché posso ribadire tranquillamente che se fossi stato sano non sarei stato, scusatemi il termine, deficiente da non prendere un posto di lavoro, ma io non posso fare 180 piegamenti nei pozzetti come richiedeva quel bando che loro hanno vinto, e quindi io la visita medica ha accertato e poi non avrei potuto, perché dopo 2 giorni sarei di nuovo finito sotto i ferri. Quanti anni ha? 50 anni appena compiuti. E ha incominciato lo sciopero della fame? E ho iniziato lo sciopero della fame lunedì 1 ottobre, perché a forza di varie promesse dal comune di Torino ci sarà l'incontro, stiamo andando avanti mesi, ma credo che la mia pancia abbia bisogno di nutrizione, di promesse tutto, posso farmele promettere da un pinco pallino, ma che le istituzioni, a partire comunque dal comune di Torino, regione e anche soprattutto il mio comune di appartenenza, il mio ex comune di appartenenza dove vivo al momento, che sono in disagio da mia madre,
che sono i comuni di Ala di Stuera, Groscavallo e le varie unioni montane, non almeno non mi abbiano contattato da chiedermi solamente come stai. Sottolineo solo il fatto che io attualmente sono ancora un iscritto del Partito Democratico del Circolo di Settimo e finché la ditta è stata aperta io ero un RSU della FIM CISL. Disconosciuto dalla CISL, disconosciuto dal PD, devo ringraziare Potere al Popolo e Rifondazione Comunista che non mi hanno abbandonato nonostante che io non sia tesserato da loro, loro non mi abbiano cercato ma li ho cercati io. Quindi onore a loro e grazie soprattutto alle testate giornalistiche del Canavese. E da qualche giorno che siete venuti in soccorso per Incarnato, una situazione che sta degenerando. Sì, noi stiamo seguendo questa vicenda da diversi mesi, abbiamo fatto parecchie iniziative e anche in questi giorni, da quando Luca Incarnato ha deciso di iniziare lo sciopero della fame, siamo qui a sostenere la sua legittima, giusta richiesta, quello di riavere il proprio posto di lavoro. Luca Incarnato, già delegato sindacale RSU nella SOCEA, diciamo, è l'unico lavoratore che non è stato riassorbito nella SMAT. La SMAT è un'azienda municipalizzata, pertanto credo che le istituzioni devono dare delle risposte politiche. Voi avete parlato con l'azienda o con le istituzioni? Noi abbiamo già fatto un presidio sotto SMAT ricevendo risposta di una disponibilità all'incontro, un incontro che non c'è mai stato.